Floris. Ecco, ho volgarizzato un po' un concetto, prego. Posso dire che francamente io penso sia arrivato il tempo di dire all'Europa che prima di spiegarci tutti i famosi compiti a casa che dobbiamo fare noi, è ora che lei per prima cominci a fare i compiti a casa, perché l'Europa ha ben poco da pretendere da noi, se poi per esempio su una questione sensibile come quella dell'immigrazione, che è un problema di carattere continentale e non nazionale, ci abbandona completamente da soli ad affrontarlo. Posso dire che non è normale che l'Unione Europea abbia una normativa sui richiedenti asilo che dice che un richiedente asilo deve essere accolto nella prima nazione che arriva ma non può girare liberamente negli altri 27 paesi dell'Unione Europea. Posso dire che mi aspetto che l'Europa si carichi i costi dell'accoglienza di questi rifugiati che si stanno moltiplicando in Italia anche grazie alle pessime politiche che ha fatto questo governo, per cui un'altra delle cose che ha fatto Renzi è spendere più di 100 milioni di euro per prendere le navi della nostra marina militare, utilizzarle come traghetto Nord Africa-Italia e fare entrare in Italia oltre 150.000 immigrati che sono un problema o rischiano di essere un problema di sicurezza, un problema sanitario, un problema sociale, perché queste sono, e chiudo, sono risorse che noi non abbiamo. Vede Floris, noi per finanziare il fondo dell'accoglienza abbiamo azzerato il fondo per le vittime della mafia. Sento il sindaco Marino proporre che vuole dare 30 euro al giorno alle famiglie che accolgono a casa loro un rifugiato, come se il comune di Roma ti desse 30 euro al giorno se tu per esempio vivi con una pensione da 500 euro e ci mantieni un figlio disoccupato. Sono risorse che noi non abbiamo, lo dico anche per annunciare la manifestazione che il 18 di ottobre Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale organizza a Reggio Calabria, un anno da Mare Nostrum, alle ore 15 a Piazza Indipendenza, per dire l'Europa si occupi degli immigrati e l'Italia si occupi dei troppi, l'Italia si occupi dei tanti troppi disperati italiani che la politica italiana fa finta di non vedere. Alessandra Moretti.